Purtroppo non ce l'ha fatta, è morto infatti Reese Williams, ragazzino che pensate aveva addirittura pianificato la sua fine ultima, ossia il suo funerale. Purtroppo aveva una malattia rarissima, molto rara. Al funerale aveva chiesto che tutti venivano a parteciparvi vestiti rigorosamente di rosso. Perché? Perché era un gran tifoso del Liverpool. Infatti questa squadra era la sua squadra del cuore. Aveva solo 13 anni di età, aveva la cosiddetta epidermoliosi bullosa, EB, così si chiama, condizione che provoca piaghe dolorosissime in tutto il corpo. E diciamo che appena nato i genitori sapevano che non ce l'avrebbe fatta, eppure però era arrivato a 13 anni di età. Ma il male ha avuto la meglio, la battaglia che il bambino cercava di vincere, purtroppo l'ha persa. Clamorosamente parlando, il male lo ha assalito, il bambino non ce l'ha fatta ed è deceduto. È andato infatti in sepsi, poi l'ha coinvolto anche una polmonite completa bara totale. La salute è stata, diciamo così, bruscamente peggiorata il 14 di novembre, non ha più respirato, i polmoni erano infatti carichi di liquidi, ossia di acqua, o comunque qualcosa di liquido. Una vicenda questa che ha degli incredibili, i genitori sono addolorati, non sanno trovare un po' di pace per la morte del giovane bambino in questione. Grazie a tutti, il video termina qua. Reese Williams, riposi in pace. Amen.